dal convenuto all'incontro di questa sera, incontro che nasce in collaborazione con l'Associazione Culturale La Curiosità Letteraria, un'associazione sempre più diffusa a Varese, con la quale abbiamo già avuto il piacere di collaborare in passato. E il nostro ospite è lo scrittore Massimiliano Comparini. Buonasera Massimiliano. E abbiamo scritto un così bel libro. Allora, partiamo dal principio. Questo titolo, I cento veli, è enigmatico, non si capisce dove si va a parare. Come mai questa scelta? Allora, il libro si chiama I cento veli perché è un omaggio a Schopenhauer. La frase I cento veli vuole richiamare in qualche modo il velo di Maya, che all'interno del mondo come volontà e rappresentazione è la definizione che Schopenhauer utilizza per dire che noi dobbiamo alzare il velo che abbiamo sopra gli occhi per poter vedere la realtà, sì, la realtà che ci circonda, e quello ci permette di capire che forse è necessario avere un occhio più critico e guardare le cose da diversi punti di vista per poterle comprendere, non solo l'esterno ma anche quello che c'è dentro di noi. E qui partiamo dal tuo libro. Allora, direi che si può leggere sotto diversi profili. Può essere visto come un giallo vero e semplice, con una connotazione territoriale, prima Milano e poi Trieste. Partiamo da qua quindi. Il personaggio, uno yuppie, rampante, il classico milanese un po' bauscia se vogliamo, tronfio, contento della propria vita, di avere una macchina bellissima, una casa bellissima, una fidanzata bellissima, che però sono solo arredamento. Infatti lui torna a casa, non trova più la sua fidanzata e prima di rendersi conto che è un essere umano e che non c'è più vicino a lui, ha tutto questo processo interiore in cui lui non si riscopre, o meglio, scopre in se stesso delle qualità che lui forse non pensava nemmeno di avere. E attraverso questa ricerca della fidanzata scomparsa, lui fa un viaggio interiore dentro se stesso e si scopre nel diario della fidanzata. E non si vede bene, anzi, si vede piuttosto una persona non tanto piacevole. Lasciamo Milano e andiamo verso Trieste alla ricerca di Gaia e di qualcos'altro. Quindi arriviamo in una città di frontiera dove la storia è diversa, dove la storia ha un peso sulla gente, sulla città vera e propria. E qui la ricerca diventa un po' più ampia. Lui comincia a capire qualcosa di se stesso, capisce che la fidanzata è stata per tanto tempo soltanto un oggetto bellissimo, in una casa bellissima, in una vita perfetta, ma che è solo apparenza. Sì, il libro è diviso in tre parti. La prima parte è una ricerca del sé individuale. Lui cerca una persona scomparsa e nella ricerca di lei capisce anche che il modo in cui lui si vede non è esattamente il modo in cui gli altri lo vedono. Scoprendo il diario di lei e vedendo come lei parla di lui, impara a vedersi dall'esterno, e questa cosa non gli piace, no, perché noi siamo abituati ad avere un'idea, le varie maschere che ci mettiamo addosso di randelliana memoria, insomma, e siamo convinti di dare un'immagine all'esterno. Lei aveva un'idea totalmente diversa da lui la scopre solo nella sua assenza. Quindi la ricerca di Gaia in qualche modo è anche una ricerca del sé individuale. La seconda parte invece è ambientata a Trieste e è una ricerca del sé storico. Lui è convinto di sapere le cose perché le ha studiate, perché le ha studiate a scuola, perché sa qual è la storia del suo paese, perché sa cosa è successo durante gli anni passati. Si trova invece catapultato in una realtà che non conosce perché nessuno gliel'ha voluto raccontare. Oggi siamo vicini al giorno del ricordo, il giorno del ricordo della tragedia delle Foibe e degli esuli istriani, quindi quella parte della storia d'Italia che credo forse solo ultimamente si comincia a insegnare a scuola, perché quando io facevo il liceo, l'università, ci insegnavano anche il numero di scarpa di Mao Zedong, però non sapevamo niente della storia italiana di quei posti, che è la storia della nostra sconfitta. Di fronte a queste verità che lui non si aspettava, perché era convinto che le cose fossero come la Vulgata ce la insegna, la giornata della liberazione dal nazifascismo, come se noi non c'entrassimo niente o non avessimo centrato niente con quelle cose, in realtà eravamo coinvolti direttamente come popolo, e queste cose sono state un po' volutamente dimenticate, siamo passati sul carro dei vincitori, è brutto dirlo ma è così, e alcuni italiani però hanno pagato per tutti.
E io voglio raccontare questa cosa e la voglio gridare perché per 60 anni non è stato detto. E questa è la ricerca del sé storico ed è un modo diverso di vedere le cose, perché impari anche a capire che è fondamentale avere un punto di vista discriminante. Questo libro ha tante letture diverse, credo, e ha anche tanti colori. C'è dentro il giallo, c'è dentro il rosso, c'è dentro il nero, c'è dentro il rosa. Si presta quindi a tante letture e a diversi approfondimenti, credo. Una lettura che, alla quale non si presta proprio è una lettura politica. Nel senso che, e io lo dico chiaramente, non mi interessa giudicare i fatti, okay, dall'alto. Io voglio raccontare le storie delle persone che hanno subito la storia, perché credo che la letteratura debba raccontare dal punto di vista dei deboli o dei vinti. O degli umili, come ha fatto magari all'inizio del Novecento. La cronaca racconta le grandi vicende quotidiane e la storia racconta le grandi battaglie. La letteratura questa cosa secondo me non lo deve fare. Un tempo fa sono stato in una radio importante a tenere una un'intervista e questa persona continuava a farmi domande di natura politica e mi chiedeva: ma tu stai con i fascisti o con i comunisti? Tu pensi che la lotta di classe sia ideologica o pensi che comunque si possa accettare? O addirittura mi chiedeva: tu stai con i croati o stai con i serbi? Io a un certo punto non glielo ho detto perché non mi sembra giusto, non è una partita di calcio Croazia contro Serbia e allora puoi decidere se stai da una parte o dall'altra. Questa è una tifoseria politica che non credo sia corretta, perché questo ti porta lontano poi dai fatti. Quando ti schieri, okay, la vedi da un punto di vista la cosa. Tu devi stare con le vittime dei fascisti e le vittime dei comunisti, le vittime dei serbi e le vittime dei croati. Devi guardare dalla parte di chi soffre, e sì, di tutti. Non è quello il problema. Il problema sono storie di uomini. Quando faccio un esempio stupido, però ci capiamo su questo. Quando Omero ha scritto l'Iliade, stava con Achille o stava con Ettore? Soffriva per la morte di Patroclo con Achille o soffriva con Andromaca e Priamo per la morte di Ettore? Omero stava con gli eroi e soffriva con loro, non gli interessava lo schieramento perché erano storie di uomini. Dentro la grande storia ci sono vicende umane ed è lì che in qualche modo la ricerca da storica diventa universale, perché questo è il valore ultimo della letteratura. Quando ero piccolo, negli anni 80, e leggevo Anna Frank, leggevo Primo Levi, Se questo uomo, e mi approcciavo le vicende della Shoah, perché prima del giorno del ricordo c'è stata la giornata della memoria delle vittime dell'Olocausto, quindi della Shoah, 6 milioni di persone sterminate. È una cosa importante, fondamentale nel Novecento, credo sia una delle vicende umane più drammatiche che si possano immaginare in assoluto. E quando leggevo Anna Frank, Primo Levi, mi chiedevo: ma come è potuto succedere? Non ci puoi credere quando leggi quei racconti, dici: ma non è possibile che un popolo o una ideologia o una classe politica faccia una cosa del genere. E quando ho studiato queste cose per poter scrivere questo libro, 2 anni mi sono buttato sui libri, e negli anni 90 vedevo quello che succedeva nella ex Jugoslavia, dicevo: ma com'è possibile che questi popoli che stavano insieme, nessuno sapeva nulla, a un certo punto sentì parlare di fosse comuni, sentì parlare di genocidi, sentì parlare di esodi, sentì parlare di profughi. Com'è possibile tutto questo? Allora, lo puoi capire, la domanda è: perché succede? Com'è possibile che certe cose succedano? La risposta è: bisogna studiare la storia, bisogna guardare al passato, perché questo è l'unico modo per imparare a vedere il futuro. Gli ebrei sono cattivi, velenosi e diabolici fino al midollo. Sono stati per secoli la nostra piaga e pestilenza, perfide serpi, velenose, aspre, vendicative,
assassini e figli del demonio che pungono e nocciono in segreto, non potendolo fare apertamente. Occorre dare fuoco alle sinagoghe e ciò che non può bruciare deve essere ricoperto di terra, in modo che nessuno possa mai vedere un sasso. Distruggere le loro case, cacciarli in una stalla come gli zingari, portarli via tutti questi talmudici nei quali vengono insegnate solo menzogne, maledizioni e bestemmie, impedire loro l'esercizio dell'usura, confiscare tutto ciò che posseggono in oro con tante gioielli e dare in mano ai loro giovani maschi Asha e Vanga e alle femmine con occhi e fuso. Questa cosa non l'ha scritta Göring, non l'ha scritta Hitler, non l'ha scritta Goebbels, l'ha scritta Martin Lutero. Non troverete in loro che un popolo ignorante e barbaro che unisce da tempo la più sordida avarizia alla più detestabile superstizione e al più invincibile odio per tutti i popoli che li tollerano e li arricchiscono. L'ha scritto Voltaire, il padre dell'illuminismo. Quelli che in nome del loro Dio vogliono trasformare la nostra vita in un inferno. L'ha scritto Immanuel Kant, il padre della filosofia idealista, il più abietto dei popoli. Jean-Jacques Rousseau l'ha scritto, la persona che ha scritto L'Emile, quindi il padre della pedagogia. Il denaro è il solo Dio di Israele. L'ha scritto Karl Marx, padre del comunismo. Setta sottratrice, un popolo di vampiri, un parassita vorace. Mikhail Bakunin, il padre dell'anarchismo. Gli ebrei governano la finanza europea e di conseguenza anche gli affari interni dei vari stati. Fedor Dostoevskij. Banditi perfidi, distruttori, dissoluti, simili ai maiali. Per il loro deicidio non c'è possibilità di perdono, dispersi in schiavitù per sempre. Dio odia gli ebrei e li ha sempre odiati. San Giovanni Crisostomo, padre della Chiesa. Quello che voglio dire è che se noi sappiamo questo, capiamo qual è il brodo di cultura da cui nascono le grandi tragedie e capiamo che la nostra cultura occidentale è imperniata di cose che dobbiamo conoscere perché è l'unico antidoto per poter evitare che di nuovo succeda anche per altri popoli. Quindi questo è un po' il senso del togliere i veli, pensare che queste cose sono successe per colpa di un popolo o di un'azione o di un'ideologia è bello, ma non è sufficiente, se no non capiamo perché le cose succedono. Quindi questo è il senso del libro. Posso farla vedere? Sì. Questo è un regalo che mi ha fatto Massimiliano poco prima della presentazione. Questa signora è Norma Cossetto, che io fino a poco tempo fa non conoscevo. Vuoi parlare tu di Norma Cossetto? È una ragazza istriana, io ho conosciuto la sorella, che oggi è una persona molto importante, che ha contribuito alla costruzione in qualche modo nel nostro paese del giorno del ricordo, e la sorella è un po' il simbolo di quello che è successo in quegli anni, una ragazza di 24 anni che aveva la colpa di essere figlia di un gerarca fascista e che è stata infoibata. Non mi interessa la politica, non me ne frega assolutamente niente, credo che sia da pazzi commettere qualsiasi tipo di crimine, non c'è nessuna ideologia, neanche la migliore, che possa giustificare l'uccisione di una persona, o almeno chi lo fa, che sia responsabile personalmente, abbia il coraggio di farlo senza nascondersi dietro una bandiera. E questa persona è stata uccisa e infuibata insieme al padre e ad altri familiari. Ho conosciuto Licia, ha letto il libro, raccontava questa storia, ho avuto paura di farglielo leggere perché è difficile romanzare una vicenda reale, così tragica e drammatica. Licia ha 87 anni, però ha capito che si può romanzare una storia pur restandole fedele, e questo è un fatto secondo me molto importante. Se lo capisce una persona di 87 anni che ha vissuto quelle cose, credo che lo possano capire anche quelli che in qualche modo quando sentono queste parole sono un pochino prevenuti.